E benvenuti a questo nuovo episodio di Peter Pan, la leggenda dell'isola che non c'è. E siamo arrivati a Brividi sul fiume. Quindi, raga, mettetevi qualcosa di caldo così non avete i brividi. Ok. Si parte. Ok. Ah, raga, in questi giorni fa un caldo, però io meno male che non lo sento. Bel ciliegio. Ok, assoluto, angara. Grazie tante. Ecco di nuovo qua i cugini di Pumba. Chissà poi il forzieri dov'era. Vabbè. Sicuramente era lì da qualche parte, ma non l'ho visto. Ah, peccato. Magari potevo usare il cannone. Ah, eccolo qua. Però, dov'era? Ah, non rimbalza. Queste piante. Voilà. Scusate, ma io vado. Come te l'ho fatta? Ma dai, proprio in quel punto. Verso l'infinito e oltre! Sì, verso l'infinito e oltre un corno. Che fastidio i rumori dell'acqua! Oh, ma quando devi volare? Ma vola! Appunto. Oh, ma non mi vola, raga. Comunque c'è una cosa da dire, il doppiaggio di Uncino è molto meglio di quello di Peter Pan, eh? Già, fra i due il suo è il
il miglior doppiaggio. Ragazzi, che difficili questi livelli ora. Forse vuol dire che mi sto avvicinando verso la fine. Può darsi, ma non credo. Insomma, devo anche salvare tutti i bambini sperduti, no? Per ora ne ho salvati solo 3. E totale, vediamo. Cioè, l'orso, il coniglio. Poi chi c'era? E poi che c'era anche uno che non parlava. Credo che dovrebbero essere ancora 3 da salvare. Non ne sono sicuro perché non mi ricordo quanti sono i bambini sperduti, ma credo 3. Beh, ovviamente il mio amico Dingodino alias Wolf potrà dirmi quanti sono i bambini sperduti in totale, quelli che ho salvato e quelli che ne mancano. Ah, mi sembra un vasetto, non l'ho notato prima. Ma dai! Solo qua credo di essere il primo a portare Peter Pan con il commento. Dai, ma porca. Beh, di sicuro sono il primo ad aver portato altri giochi che altri non hanno fatto. Dai, coraggio, forse coraggio. Oh, e che cavolo. Sento che poi a me questa cosa mi dà particolarmente fastidio. Che, allora, con tutti i bei giochi che ci sono, dico, perché non si sono su YouTube? No, cavolo. Per esempio, Sly Cooper, ecco, io sono l'unico a portarlo con il commento, l'unico. Ecco, perché nessuno lo porta? Dai, dai. Ti faccio cadere, guarda. Oh. Dai, no. Cazzo.
O tipo, non lo so, One Piece, Pirate Warriors. Ecco, io sono l'unico che ha fatto l'1 e il 2 con il commento. Oppure non lo so. Ecco, tipo Onimusa, ecco. Io ho fatto l'1, il 2, qualcun altro l'ha fatto, sì, ma non commentato, ecco. Sai che ha fatto Onimusa, ma non è che l'ha continuato, no. Ho fatto circa tipo un episodio e poi basta. Ci sono altri come. Ci sono molti che fanno episodi sui giochi e poi non li continuano. Per esempio, a cazzo di umani, la furia dei Furon. Ecco, visto che c'era un gameplay di uno che lo portava, ma non è che faceva la storia, no, cazzeggiava. Io sinceramente odio anche chi fa cazzeggio e non gioca seriamente. Affanculo! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ma che ca... Oh, ma ero sopra! Ero sopra, non sono neanche Salve i caduto! poteri tecnici, Peter Pan. Questo gioco sta diventando molto odioso! Fra tutti i giochi Disney che potevo fare, Peter Pan per primo. Vabbè. Non è che il pianeta del tesoro sia così facile, eh. Anzi. Secondo me i giochi Disney, il pianeta del tesoro è il secondo gioco peggiore della Disney. E ci riprovo. Poi anche il gioco di Hitman Contract. Ecco, nessuno l'ha fatto in italiano, ma io sì. Perché io sono un genio, gli altri sono totalmente degli idioti. Ovviamente scherzo. Andiamo. Non voglio insultare nessuno. Però, dico, ma sono dei giochi belli? Fateli, che sono anche belli da vedere. Dico, basta vedere solamente, non so, Assassin's Creed Original, o quello lì come si chiama, Odyssey, basta, o non so, il Signore degli Anelli, L'Ombra di Mordor, ma basta, dico, questi giochi sono già stati visti. Dico, saranno anche belli, ma non sono niente di originale. Mentre i giochi come questi sono belli, sono difficili, c'è anche il gusto della sfida. Questo è uno dei motivi perché è bello giocarli. No, il bello di fare una serie è anche il gioco. Più diventa difficoltoso, più è bello farlo. No, porca puttana, è come tipo dice Marco Merlino,
quando ha fatto il video bestemmiando su Final Fantasy, sapete, quello con Lighting. Oh, ma è così difficile andare sulle colonne. Opa. Cosa? Ok, qua c'è un bug, eh? Ma io me ne vado, ma me ne vado, ma va, ce la fa. Oh, adesso questo punto l'ho fatto subito. Ma dai. Ora, stai qua e non cadere, eh? Questo qua è più bestemmia. Questo si bestemmia di più che quello della pre-1. Ma veramente. Vabbè, a parte quello della pre-1 l'avrà fatto, non so, mezza YouTube. Tanto io salto qua, non si sa mai. Ma cavolo, era quella barca? Cos'è? Lo stai sui sassi? Oh. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va. Bella. Grazie. Checkpoint, bella. No! Okay, forse ho lasciato un vasetto indietro qua. E il coccodrillo come fa? Na 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 na. Oh, sulla terraferma. Point. Ah, giusto, non ho la chiave. Non ho la chiave. Ah, la mappa, eh? E qua si cavalca! No, 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 no! Ho detto! Andiamo! Scusa, ma io vado avanti! Ok, combattiamo. Se vuoi andare a dormire, ti mando a dormire. Checkpoint. Ah, una capota di pirati. Sì, una trappola a caso, va bene. Come la apro? Non è che dico, Totò, come faccio entrare? Deve essere il pulsante deve essere da qualche parte qua. Beh, non credo di poter tornare indietro. Ah, aspetta un po', eccolo qua. Il cancello si sta aprendo. Piante
Piante che? Piante ombra? Boh. Che bello fare visita alle caverne degli indiani. Vedere la cultura. Questa è arte. Cos'è? Devo salire qua? Sì. Non so perché, ma questa colonna sonora mi ricorda qualcosa. Ma ancora un'altra porta, e che cavolo, che cos'è? Oh, pirati, guardate che questa è proprietà indiana, eh? E voi non siete indiani. State violando una proprietà privata. Dormi, dormi, vado avanti. Ah, finalmente fine livello. Ragazzi. Tutto questo, i brividi mi sono per niente venuti. 8 su 10. Ok, vediamo se c'è, non so, qualcosa, ma non penso. Arg, venite con me. Sono capitanoncino. No. Ok, raga, questo episodio termina qui e al prossimo andiamo a caccia al Fez. Qualunque cosa voglia dire. Ciao.